welcome you all. DR, get Drake, motherfucker. Back to set the record straight for motherfuckers. I got my motherfuckers back to the wall. Fighting the power, attacking no pause. Head to the back, I'm black with balls. Radio. Action and laws ain't helping my niggas, so we taking back what we lost. We got bombs and hand grenades strapped to your balls. Niggas for real, they're not fucking around. You suckers and clowns get beat down for your action. Yep. Everybody go, everybody get it. Everybody. Fuck the law, kill it, I ain't fucking with it. Make them all feel it, fuck them 9 minutes. Everybody seen it, brush it off. No, we set it off by any means necessary. Niggas letting off, the revolution is televised. Leave, fuck with minds, you're stuck in the pine. That's real talk, no make believe, but easy to find. DR, you trade, motherfucker. Back to set the record straight for motherfuckers. Bang ass bars, who we talking to? We come in line, no way. You got to stand. Eh, ma dove siete? Davanti l'albero. Davanti che? Ti sento bassissima. Oh, esci fuori e vedi l'albero di Natale. Dove sta sta albero di Natale? Ma? Mi vedete con la gamba in su? Oh, merda. Oh, io sto vedendo quello che tutti gli uomini vorrebbero vedere. E ti sto portando in cella e sto aprendo il mio casco, lo faccio a pezzettini, ne faccio un vibratore e te lo tiro su per il culo. Che puttana! Hardcore proprio. Sto davanti, cucciola. Ti ringrazio però per la proposta. Oddio. Guarda come cado. Giù. Vieni. Io. Ti piace? Cazzo di lavoro fatto. Di lavoro. Non sono un tipo molto vestivo. Meglio se non c'era per quanto mi riguarda. Però è figo, no? Sì, sì, merda, è figo. Mi sono fatta malissimo, porca troia. Dove cazzo hai recuperato tutta sta roba, poi? L'ho legata alla bici ramo per ramo. Ci ho messo 6 ore. Devo portare medici. Non hai visto quanto no, è potente la mia bici rosa? No, li devo portare. Ah, sì. Direi di sì. Io ne ho 40 dietro, calcola. La faccia del cazzo. Sì. E allora è inutile che li prendo. Bende, adrenalina, stimolanti, sta roba qua, no, raga. Aspetta, non medikit. Fasciature quelle stupide. Ah, ok, quelle pure io me ne porto. No, un sacco. I medikit sì, li posso prendere. Se ah, puoi. Di quelli non qua. Magari qualcuno arriva a svenire. Portiamone completamente 5. Ma dov'è coso, sì, DJ? Adrenalina. Ce l'ho, ma non mi serve. No, no, ce l'abbiamo, grazie. Dov'è DJ Drake? Io ho 15 pillole di adrenalina. So che è dentro. Drake. Dai, K, muovite che te stiamo aspettando, che conquistiamo sta zona. Manca fa così, però. Ah, t'hanno hai plastica per caso da scambiarmi? Sì. Quanto? Tanto. Grazie, cucciolo. Vedi nulla, quindi. Patata, noi entriamo con la morte. Come delle principesse. Eppure qualche pezzo di metallo, se ce l'hai. Di quelli 9 me ne servono, mi pare, o 10. Metallo, no. Oh, ma venite dentro, ci cominciamo a preparare, raga, che sennò non partiamo più. Sera. Kappa, dimmi di sì, plastica o metallo? No, non c'è nulla. Dai, ma serio, stai a fa' fredde? Sì, che sto a fa' sera. Vabbè. Aspetta, metallo, pezzetti di metallo, ti sì. Sì, ce l'ho.
Raga, qualcuno ha plastica da scambiare? Ce l'ho. Ma me ne serve uno sfracco proprio. Tipo? Mo te lo dico, aspetta. Centinaio di pezzi circa. Ce n'ho 19, se mi dai una bottiglia 20. Aspetta, vedo se c'ho la bottiglia, ma la bevo subito. Perché ho visto... Tieni. Due persone, una trasformarsi in un porco e l'altra in un baby zombie? Non lo faccio, aspetta. Ma in che senso una trasformarsi in un porco e in un baby zombie, ma? Cosa? Ha visto due persone, non ho capito. Ma adesso ci stanno i maiali mannari. Andiamo bene. I maiali mannari ci stanno adesso. Ma perché ho visto due persone trasformarsi? Ah, Yumi, vedi sei plastica te per caso. Ho visto due persone... Ma che cazzo? Ma che cazzo? Sì, si sono letteralmente trasformate. Bambino? Una in un maiale e una in un bambino. Bambino? Ma per problemi personali devo andare via. No, ma che... Ci ha lasciati lì. Niente, vabbè. Comunque, ho 33 pezzetti di metallo e 20 di plastica. Ok, vuoi qualcosa? Aspetta. Ah no, c'è K però. Sì, c'è K. Barre di ferro ti servono? Arriva il K. Vedi tu. Belle queste trasformazioni comunque, molto carine. 20 di plastica e 33 di metallo. Ok, tieni. Avete visto anche voi quel bambino? Se... No, io ho semplicemente visto due persone trasformarsi, una in un maiale e l'altro in un bambino zombie. Non so se sia normale. Ma se il maiale lo uccidiamo, ce lo mangiamo? Con... Se facciamo omicidio? Beh, io lo farei. Tecnicamente è possibile. Bella, grazie, Data. E nulla. Oh, poi sei andato via con un ragazzo. C'era pure un maiale. Allora, quattro pezzi di plastica, raga, e possiamo fare altre due cose. È uscito. 2K. Ciao. Dai, sono andato il bambino. È un po' lontano. Oh, K, seriamente, controllami se hai sti quattro pezzi di plastica, per favore. Ma non ce l'ho. Vedi. Non ho niente. Io ho suole di scarpe, se vuoi. No, plastica allora, ci serve. Ho una suola, c'ho. Io mi sto passando due mezzi. Plastica, non gomma, plastica, raga. Porto altre due io. Ci serve plastica per fare un'altra arma, altre due armi. Quattro pezzi, otto bottiglie, andiamo a cercare il volo? Non ce la facciamo, già è quasi l'orario. Mica dobbiamo andare per forza puntuali precisi. Cioè sì, ci mettiamo prima, un attimo. Ma prima lo facciamo meglio, no? Anzitutto dobbiamo essere in cinque, raga, credo. Allora, siamo in quattro adesso. Dov'è Vincent? Viene tardi, mi sa. Ma è possibile mai che quando si deve fare una cazzo di cosa non c'è mai nessuno? JJ. Oh. Ma l'arma mia? Sì, tieni. Oddio, lo stimolante a che serve? Io non lo userei lì, cioè in per bocca. Ma che gioca, raga, devi usare un po' di bottoni per prendere un altro paio di caricatori. Ma che serve questo stimolante? Ce ne ho 67 di bottoni. Dove ti escono i caricatori? Ce ne ho 300. Mi dite a che serve sto stimolante? Non lo so, non lo so, tu portalo per sicurezza. Si sa mai. Raga, servono sti quattro pezzi di plastica e un armaiolo possibilmente pure. Dobbiamo fare queste due pistole, due cose. Perché ho come la vaga sensazione che sta per entrare il maiale? Oh, lo sento. Oddio, vabbè, vado a farlo. No. Dov'è? C'ho fame. Vieni, bambino, vieni. Oddio, maialino. Scusate, qualcuno ha plastica da scambiare? Quattro pezzi? Devi trovare i tartufi. No. No. Martello da caccia ce l'ho. E adesso lo uccido. Non toccate il maialino, ammazzate. Oh raga, avete quattro pezzi di plastica da scambiarmi? Non penso che sia la cosa più importante ora. Ma che cazzo?
dopo. Mazza che brutto. Ma che è? Che cazzo? Ci sarai brutto. Uno è John, l'altro ragazzo, non so come si chiama. Oh. Io tengo poca calma. Calmi signori, finché non vi attacco. Fermi! Se avete i bastoncini non mangiateli. Dannazione. Che cavolo stai facendo? No, che cazzo è? Abbassa il fucile, abbassa il fucile. Non abbassa il cazzo di fucile, Atari, ma ti rendi conto? Si spaventa, si spaventa. Sono entrati. Ma che cazzo? Sono entrati Zeta e stanno tutti tranquilli, belli, bravi. Non mangiare gli bastoncini strani, sono persone, sono signori. Il maialino mi sta simpatico, cazzo. Sono persone. Ok. Salve. Ma qualcuno può far uscire questa roba prima che sparo? Salve. No, dov'è sto topo? Sto per sparare, qualcuno... Calmi! La vera domanda è, qualcuno ha quattro pezzi di plastica? No. Che palle, vabbè. Sto per sparare. Va bene. State calmi. Sape. Fate uscire questa roba da qua. Dove? Si è già. Andiamo, dove? Ma la vediamo pure noi. Cappa hai ferro tu? Barre di ferro? Allora, ti ricordi che ho aggiustato il furgone e non ho più nulla? Sono 2 giorni che non faccio nulla io.
Porca troia. Io mi andiamo a fare un po' di pratica. Arrivo, mi faccio una doccia. Otto bottiglie del cazzo ci servono, ragazzi, ci escono tre fucili. E mo vengo a farlo. Aspetta che faccio una doccia pure io. I fucili ne servono altre 20 poi di pezzi di plastica per fare il terzo. Momento. Io voglio sapere dove avete preso questo albero di Natale qua in mezzo. L'ha fatto Adan. Un pezzo alla volta ha detto che ha portato, ramo per ramo. Ah, immagino, in una nottata. Meglio così. Mo faccio il Grinch, me lo rubo. Ah, Grincetto. Vieni qua, d'aiuto qua la plastica, va. Io sto venendo. Sono gli altri che stanno fermi lì. Godo, raga, finalmente si trova il metallo nelle auto. Ma hanno cambiato come per aggiustare l'auto che si vuole adesso. Le barre adesso. Dove state che arriviamo? Al depot della... sull'autostrada. Arriviamo. Dobbiamo fare 48 bottiglie, abbiamo i ferri tutti quanti stasera, raga. Ma se devo venire in bici non vengo, eh. Vieni in bici, no? Appunto, se devo venire in bici, non vengo. Non c'è scelta. Allora non vengo. Io ti dico che devi venire, solo ti sparo in testa. Non c'è scelta. Allora ti sparo in testa. Venire dove, oh? Dobbiamo prenderci quel fottuto posto, quindi ci dobbiamo dare tutto da fare. Ora, adesso, immediatamente, now. Ah, raga, venite in autostrada, voi parlate, ma io sto a fare rottami, mi dai, Siamo qua. Infatti, io già sto qua, sono l'altro che non ci sta. Mamma mia, tutta sta concorrenza che c'hai, cappa. Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio, noi. Sono due giorni che lavoro da solo. Ma quello è perché volete lavorare da soli? Botta di culo, prima macchina, due bottiglie. E siamo 4 mie, siamo già a 6. Ne mancano 2, abbiamo finito il primo ferro. Altre 40, abbiamo finito il secondo. Perché nella macchina ho trovato un sacco di cibo? Due bottiglie trovate. Raga, mi raccomando, non fate la Santa Agata, serve il 35 a me stasera. Se non... Trovato un'altra bottiglia. Oh, candela NGK. Arraffa, che quella è rara.
quella la metto sulla moto. Guarda che tu ci scherzi, lo sai che migliora in realtà un pochettino. Non tantissimo, è un po' sprecato, però migliora. Beh, l'importante è che cammini. Due bottiglie. Io sono a quota 6 di bottiglie. Ma Drake è andato via. Sì, in teoria sì. Possiamo provare a far venire Adam se vuole. No, non mi fido troppo. Invece dovremmo. Cioè, ti ricordi la prima volta dei funghi? La prima volta che è capitato se avessi trovato senza funghi? Beh. È ritornata la fungomania. Voglio morire. Io pure ne sto trovando un sacco. Ci serve un quinto assolutamente. Ma avete le porte? Ho tutto, tutto. Al 35 faccio proprio tutto, tutto, tutto poi. Mi manca pochissimo. Noi stiamo arrivando, stiamo andando qua in un parcheggio, qua vicino, che ci sono un sacco di macchine e troviamo un sacco di bottiglie. Capito, JJ? Sì, sì, fate, fate.
Io ho tre bottiglie. Ok, ci sono. Già avevo le orecchie tappate. State parlando, non si sente. No, no, sono io. Lilith, dove sei? Lilith. Lilith, dove sei? Come procede voi? Otto. Mi ricevete? Io sono 12. Sentite,
Quanto ho sentito, Cap, eri lontanissimo, tipo. Dicevo, io sono stanco, vado a riposare. Vai, vai, io pure, ho quasi finito, arrivo. Quando ce ne serve? Mi sentite il radio? Sono 48 in totale. Mi senti il radio? 12 ne avevi. È 13 o stiamo a 25? Io ne ho 6. Mi sentite? Da tu. Allora, 25, 6, 31, mi mancano 17, raga. Senti?
senti? Ora mi senti? Mi senti? Ok, FPS per Elvi. Lilith FPS. Io non ho sentito lì, dimmi che magari è troppo lontano. In che senso? Che cazzo stai dicendo? Mica si inizia a mafiare, sta qui. Possiamo andare. Che sono mega stressata. Ne ho due di zolfo. No, io li facevo subito. È una vita che non vado in miniera. Ma la palla ce l'hai ancora? Il pal. Sì.
Poi appena ne hai uno per le mani fa. Aspetta, ti sto portando pure io un paio di bottiglie anche gli umidi. Ice Cube, Dre, the motherfucking doctor, the DOC. This is what you gonna get. Con l'orecchia sventola. Lili, ti posso parlare un attimo? No. Infatti no, io non ti vedo. Mi ricratto quando voglio. Fidati che se ti pianto una pallottola in testa tu sei morto. Vai, provaci. Gliele date le bottiglie? No, le faccio io. Oh, a santa gata devi farmi. Ah. Minchia, mamma mia, mamma. Tu e pure lei. Mamma mia, mamma. Ti stavo per mangiare la faccia, ti giuro. Io non sono come voi. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, strunz. Andate a cagare. Vieni qua che ti voglio dare un abbraccio. Vieni qua, doggino. Oddio. Madre mia. Guarda che culo. Il mio? Che è successo? Che cosa mi tocca sentire? Ho 3-4 bottiglie, non lo sapevo qua. Sì, sì, sì. Dovrei avere qualcosa in più. Veder. Ah sì, ne ho 5. Vai, vai, vai. Ok, vieni qua. Vai, Lilith farà abuso. Ecco, vedi, Santiago continua ad essere un genio. Vabbè. Ma che serve sto stimolante? Io non l'ho capito. Non l'ho capito nemmeno io ancora, sinceramente. Forse dice, per essere più veloce? Boh, dice, prendi una pasticca e sarai Superman. Sì, probabilmente per essere più veloce. Secondo me... non so, io sentire più forte, più veloce, capito? Scusa, tu sai che cosa sono i stimolanti?
La provo io, la provo io. No. Vediamo. Ma? È amara. Vuoi assaggiare qualcosa di davvero amaro? No, non serve a niente, credo. Hai capito cosa ti ho chiesto? No. Vuoi assaggiare qualcosa di davvero amaro? Posso partecipare? Un bel calcio in bocca. Oddio, partecipo subito. Ma quanto devo pagare? Il sangue è amaro. E vado avanti. Avete delle bottiglie? C'è delle bottiglie tu da scambiare? Come? C'è delle bottiglie da scambiare? No, Lilith. JJ. Oh? Forse ce la facciamo, Lilith, aspetta. Le munizioni per il fucile? No, per Mitra servono. Vanno comprate, raga. Ma per Mitra? Fuori dal mercante? Sì, sì. Quanto costano? Ma scusami, non ma prima so. Non era stato fatto un caricatore? Sono state già caricate le due armi. No, fatti tu, ho caricato la mia e quella di Umi. Ma tanto io 300 qualcosa bottoni li ho. Cosa esce di caricatore? Io non ho manco un bottone, cioè io non ho niente. Cosa? Va bene, ciao. Ma che stai facendo? Tanto non valgo più niente, quindi... Che stai facendo? Ma che stai dicendo? Ma statti buono, no, dai! Mi dà fastidio. Niente, non mi bastano. Quanto costano? Chiediglielo. Quanto costano? 80 bottoni. Alla faccia! Ghoul! Che cazzo sono fatti d'oro? Purtroppo ma così se sto l'oro. Cazzo è diamante. Ehi tu, buon uomo. Iceman, dammi 80 bottoni. Immagino. Iceman, dammi 80 bottoni. Allora, sei puntato da un dito. Sei puntino. Mi sto cagando sotto. Limit for abuse. Ricordalo. Sei puntino. Ti posso parlare un attimo? Parliamo. Ah, che bellezza, io mi sbraio. Dovrebbero uscirci tre. Giusto, giusto. Se no girettino in miniera per fare le munizioni, raga, per forza. Io ho 23 chiodi, Non serve. Servono barre di ferro, cos'era? Polvere da sparo. Barra d'acciaio, ne ho una. No, no, non serve, tranquillo. Vedere che forse la plastica non ci basta.
Infatti, non ci basta la plastica, vai. Palle. Mancano 4 bottiglie. 4? Sì. Io te ne ho date anche altre 5, calcola, rispetto alle 3 che c'avevo. No, non ce le ho più. Vabbè, andiamo a fare un giretto in autostrada, tanto siamo in 4, si fa easy. 4 bottiglie che ci va di culo le troviamo nella prima auto. K, mancano 4 bottiglie, ti riesci a fare un giretto al volo? K? Insomma. Niente. Che ha detto? Non lo so. Non ho capito, che ha detto? Non ci sono. Ma in che senso? In che senso non ci sei? Ma in che senso? Boh, vabbè, ragazzi. Dove sei? Cioè, non vi svegliate, cazzo, ma zero. Kappa! Kappa, hai 2 minuti per arrivare qui. Altrimenti? Altrimenti ti do la caccia. Sono qua, vieni a trovare. Qua dove? Specifica. Dove stanno i lettini? Esci da quel cazzo di lettino e vieni qua. Frate, non si può litigare dopo? Mamma mia, ma non ce la fate, regà, boh. Deve stare al suo posto, non hai capito? Deve capire qual è il suo posto. E se non lo capisce così, glielo faccio capire io a modo mio. Avete voluto accendere la fiamma in me? Adesso ok, allora non cercate di spegnermi. Una volta alimentata la fiamma non si può più spegnere. Allora, comincio ad accenderla verso San. Già, io ho detto quello che deve fare. E se perde tempo, è peggio. Quindi. No, a me mi pare che servono a me le pagine e quello continua a far roba, eh. Non mi pare che ci hai parlato così bene. Allora. Cioè, raga, dovete svegliarvi un attimino, porca puttana. Allora, mi state facendo avvelenare il sangue. Te lo dico a te, primo, GJ, per favore. Parlate voi due, ma avete rotto il cazzo. Dio. No, no, ma io ripeto, dopo oggi avete non ho più un cazzo da dire a Santiago. Per me se ne la valda i coglioni. Fine. Dovete parlare. No, non c'è nulla da parlare, io ho già parlato più che abbastanza. È 2 settimane che sto a parlare, più che abbastanza. Tu non dici nulla? A posto. Famo ste sigarette. Con le cose come siamo combinati. Manca due bottiglie, due pezzi di plastica. Ne abbiamo finito. Due pezzi di plastica. Aspetta, vediamo. Qualcuno c'hai i pezzi di plastica tu? Da scambiare? No, non ne ho neanche uno, sinceramente. Vabbè, arrivo, vado a fare 2 bottiglie al volo. Aspetta, ti accompagno. Oh, what? Contenti? Bravi, veramente, vi devo fare un applauso. A posto, andiamo a sbrigare sta cosa, va. Che cosa? Andiamo a sapere sto caffè, dai. Che cosa?
Aria che c'è. Strozza. Cazzo l'hai preso sto fucile? Oh, me ne dai uno a me? Segreto. Devono farli. Cioè, li dobbiamo fare. Ma cosa manca? Due di plastica. E basta. Okay. E l'armaiolo. Okay, e l'armaiolo. Aspetta. Io di sì, però non è giusto. Ma non è lo spirito. Me lo vuoi insegnare? In che senso? Ah, è giusto, sì, è vero. Scusa. Se uno sta morendo... È giusto, cioè, che non... È salve, sono Lilith, ho 22 anni, non bevo da 2 mesi. Dava, se una persona viene ferita mortalmente con una ferita molto grande che non si può nemmeno ricucire, io inizio a prendere le bottiglie a riempire il sangue. Eh sì, che lo porta qua, lo tenendo da parte. No, semplicemente muore. È una cosa magra. Non è più un infermeria. Come no? È diventato sala riunioni. Sala riunioni. Andiamo, va. Ri? Congelarlo, diciamo. Congelarlo. È pieno vuoto. No. Io ho un'altra domanda, perché se mi sta interessando. Da infermeria a sala riunioni è un attimo. No, non è stato ancora sì. Sicuro? Qualcosa? Sì, no, niente. Stimolante? Che cos'era quel canto? Quel canto? Adam, tu che sei, armaiolo? Io? Venga. Il miglior sopravvissuto dell'isola, cazzo. Bello che lo dice anche ridendo quello che capito. Ma pure lui che è una cazzata. Sopravvissuta, caro. Mai come me. Ecco qua. Oh, vieni qua, dov'è? Adesso si deve mettere a paragone delle donne. Aspetta, ho procurato 2 bottiglie. Oh, ne servono altre 2. Che palle, dillo prima. Sono 4 pezzi, cioè 2 pezzi di plastica che servono. Io ho procurato 2 bottiglie, ora vado a chiedere altre 2 bottiglie. Yumi, voi? Usa la voce sessuale. Oh. Va a chiedere 2 bottiglie. Ma dov'è il Yumi? Non la vedo più. Ah, eccola. Ah, di quella buca. Senti, mi hai rotto il cazzo. C'è il prete. Andiamo. Oddio. C'è il prete. Oh, biondino. No, è andato, cazzo. Che ti sei? 2 bottiglie e sbarra un pezzo di plastica. E sei te? No. Lo devi bere, però. Oh, sì, porca di quella. Che ti serve, la plastica? Un pezzo di plastica, se ce l'hai. A posto, Adam, grazie. Ce l'ha lui. Glielo verso io, dietro di da toro. Che è successo a male? Come? Una lastra, giusto? No, plastica. Un pezzo di plastica. Lastra di plastica? Pezzo di plastica, bottiglia spappolata. Ah, sarebbe. Ok, aspetta. Ti serve qualcosa a te? No. Io c'ho la lastra, c'ho. I pezzi di plastica ho finiti, aspetta, forse di qua. 2 bottiglie manco ce l'hai? Sì, bottiglie quante ne vuoi. Ma riesci a passare 2? Oh, sicuro non si serve niente. Olio motore ce l'hai? Sì. Non c'è il motore. No, vabbè, te lo deve far meccanico, quello è normale. Gomma te ne posso. Ma fa una cosa pratica. Grazie, Fra. Sì. A parte che ormai è un po' più facile lavorare, in effetti, quindi. Oh. E mo sono un armaiolo, mi serve. Ma che devi fare? 3 fucilazzi. Belli. Pure io mi ci metto a farlo. Manco tanto, lo sai? Se sai dove cercare la roba.
cazzo, vado anche a dormire. Ma io adesso mi sto con cosa che la sparaglia ti diverti di brutto. No? Anzi, in realtà ne potrei fare un altro se avessi la plastica. Vabbè, poi me la procuro. Ma potremmo legare... Allora, un armaiolo c'è tra di voi? Allora, se scambiamo due bottigliette per due bottigliette, va bene. Ho già fatto, ho già fatto, raga, a posto. Come? Già fatto? A posto, sì. Caro. Okay. Come due bottigliette? Ha preso il palo, fratellino. Da mangiare umano non mi sembra il massimo, secondo me da maiale è più buono. Mamma mia, seta d'oro, porca puttana. Strunz nell'anima, proprio. Cosa? Tu sei strunz nell'anima proprio, ti si adora. Ha preso il palo il fratellino. Ma... sai, in realtà con altri 20 pezzi di plastica faremmo pure il quarto cucina. Dimmi, amore. Ti aspetto, via. Dai, vado a dormire io, buonanotte. Portali fuori. Oh! Non vede più. Di fatto sti cucini. No, manca l'armaiolo adesso. Ecco. Scusa, aspetta, se faccio io l'armaiolo? No? Ma dipende. So che però pure io, insomma, dopo. Comunque, okay, dai, ci vediamo domani che andiamo magari. Trovate allora? L'armaiolo manca. Sì, sì. Tieni le tue. Scusate, qualcuno di voi... C'è un armaiolo tra di voi? No. Io sono il medico. Che mi hai dato? Le carote. E niente. Sangue. Devi postare, sì. Beh, sì, un pochino, sì. Domani ti va a trovare qualcosa da mangiare. Dai, va bene. Sembrano un po' eccessivi, dai. Buonanotte. E cazzo, ci mettono tempo a crescere le piante, no? Stavo parlando con te, Yumi. No, con te sto parlando. Immagino. Cosa immagino? Attena cazzi svegliata, cane. Oh, che cazzo va accortellate, regà, fermi. Ma è scappato. Oh, la finite. Niente. Ma vediamo chi se la dà la svegliata. Niente. Che cosa fuori. Ho accoltellato uno, facciamo il defibrillatore. Scivolato sulla buccia di banana. No, l'hai accoltellata, stronzo. Ah, è scivolato sul mio coltello. Sì, sto cazzo, coglione. Immagino. Sì. Serve una mano? No, serve più a lei che a me. Qualcuno vuole venire ad aiutarmi a fare un po' di carote? Danilo, lasciate un po' la stanza vuota. Per favore. Mi servirebbe del gran turco mais. Devo fare la polenta. Quanto ne riesci a fare? Ragazzi, potete uscire che c'è la resa. Servirebbe pure a me. Sì, certo. Solo che in questo momento ho preso un altro incarico. Dovrei fare delle patate e dei pomodori. Allora, okay. Quando tu hai finito il tuo incarico, me lo vieni a dire, io ti finanzio per farmi il mais. Oh, mi dai una bottiglietta d'acqua, sto per morire. C'ho una sete, mamma mia. Ce l'ho da prendere, vai a prendergliela, per favore. Non posso utilizzare con queste perché me l'hanno date. Io, non sono mie. Scusa, visto che tanto tu sei della loro parte. Ti ha coltellato. Chi? Kappa. Se ti stendi sul lettino magari riesco a vedere la ferita. No, niente. Tieni. No, così. Dobbiamo risolvere un po' di cose. Ah, boh, fate. Vabbè, fate voi, raga. Tu sai come esci da qua ora? Mi serve. Avete anche. Cosa? Uscita da qua. Uscita. Che palle, pare di stare con i bambini, però. Mi fanno doccia. Sento va. No, pare che sta con i bambini per davvero, lascia perdere. Sì, però lui che gli risponde male, cioè, nel senso. Ho capito, è lei che ha iniziato però da quando è arrivato, Ma perché, che gli ha detto? Sì. Gli sta a romper cazzo tutta la sera, Lilith a lui. Ho capito, ma mica lo può accoltellare, cioè l'ha accoltellata. Ho capito, gli rompe il cazzo tutta la sera. Si vuole prendere la vendetta di cosa, di Santiago, credo, ma...
Cioè, cazzo, c'entra K che lavora sempre, porca puttana. Scusate, oh, perché non mi fa lavare? Caro... devi andare in quella dopo... avete del fertilizzante da darmi? No. No, però se lo trovo in giro devo portarlo. Carroia, non vedo l'ora di andarmene da qua, te lo giuro. Mamma mia. Tutti dormono, tutti, te lo giuro, dormono. Tanto una doccina non te la fai? Fatta già. E perché ti vedo le mosche? Non lo so. Vieni qua che ti insapono tutta, vieni qua. Ma sono pulita. No. Oh, io mi vedo pulita. Ma io ti vedo moscare para para. Oh. Io mi vedo pulita. No, vabbè. Non la rifaccio. Ma... non è che era lui che moscava allora? Probabile, non so. Posso. Dove siete? È ricaduta di nuovo sul mio coltello. Dove sei, Lilith? È ricaduta di nuovo sul mio coltello. Mamma mia. Ma in che senso? Di nuovo? Favore, guarda. Mamma mia, raga, però. Davvero a livello dei bambini. Io me ne vado, mi vado a fare un giro, ciao. Cioè, esco. Salve. Io. T'a posto, Yumi? Ciao? Ciao? T'a posto? No, lo aspetto fuori. Veramente vi devo fare i miei complimenti, eh? Vi fate sempre i cazzi vostri, non gli dite nulla, eh? Bravi, bravi. Non ti preoccupare, sto aspettando fuori. Aspetto anche te, non ti preoccupare. Mi sa che non hai capito come funziona. No, voi non avete capito come funziona. Allora per me puoi andare anche via, non ti preoccupare. Veramente, è quella che doveva andare via, siete tu e lei. Non credo proprio. L'incoerenza. Allora, andiamo a farci un giro, vieni, va. E dove lo devo mettere? Nel sottocoppa? Vamolos. Se andiamo a stare in festa pure. Vogliamo andare a nord o a sud? Differente, mi sta girando il cazzo. Pure a me parecchio, sinceramente, oggi. Ma mi sa mamma che... mia. Mi sa che me do io, mi sa che quitto proprio. Dove sei? Stiamo andando verso la città. Aspetta. Ok, ti aspettiamo qua. Cioè, siamo un po' più avanti verso l'autostrada. Dupalle ste situazioni. Ma perché gli amici tuoi non sanno che vuol dire gerarchia e non sanno come fa un minimo di riso e patate, mi dispiace, ma purtroppo questo è il risultato. A me sa che manca poco e
Mi sono rotta il cazzo, io non posso fare. Questo non è il tipo di riso. No, patate. Non è manco il mio. Non è manco il mio. Il piatto che conosco io. Muta gli occhietti un attimo. Fammi fa. Sì, muta gli occhietti un attimo. Mi date il tempo di fare un roll? Sì, allora io mi piscio là nel cespuglio, arrivo. Ti raccomando, scuro la parte. Ovvio. Qual va, raga?
Eccomi. Ci siamo? Ci siamo, ci siamo. Comunque mancano 40 pezzi di plastica e 25 di metallo e possiamo farli tutti a 5 cuciti che dobbiamo fare. Sì, sì, fai, fai, tranquillo. No, stavo per svenire. Non l'avevo visto. Abbiamo una meta? Sincero, io sono totalmente scazzato che non so che fare, esatto, raga. Esatto, anch'io. Né tanto a me non ho voglia di fare, sinceramente. Proprio mi sono cascate le palle a terra, ti giuro, voglio farmi un giro in moto e basta. Fine. Uguale, ragazzi. In città? Così a casa? Ma io farei da nord a sud proprio. Full, full isola. Quando sono scazzato mi piace. Io ti dico soltanto, ci stanno alcuni punti che poi ti dico che ci sta la zona radioattiva. Ti conviene non entrare perché ti fai parecchio... Lo so. Stai parecchio vero. Male, poi. L'avete presente la scuola? Ci avete presente la scuola? Quella in città, dici? L'università? Sì. È radioattiva. Insieme alla villa accanto. È tutta radioattiva. Interessante. Poi? Ciò vuol dire grandi bottini inside. Yes. Ti dico pure un'altra cosa. Però tranquillo, sono abbastanza guarita. Diciamo, mi era ammalata un attimino. Ma di radiazioni? Ma me lo dicevi, ti davo le pillole, cazzo. No, ce le ho, ce le ho. Da quanto ho visto, forse c'era una porta aperta lì. Ma quindi tu te la sei rischiata ad entrare fino a dentro, cazzo? Sei folle. No, non sono folle. Sono pazza. E ci sta. È vero, io... Hai scoperto una cosa almeno, sti gran cazzi. Una cosa importante pure, direi. Cosa avete deciso? Vabbè, andiamo in città, andiamo, non so, ovunque, armerie, non so, ovunque. No, oddio, raga. Non c'ho sbatto, ti giuro. Non c'ho davvero voglia di mettermi a lavorare, non lo sbatta, cioè. Raga, stiamo a lavorare da 6 ore, cioè lo dovrebbe fare la gente che non fa un cazzo. Veramente un cazzo. Vabbè, andiamo a cercare... Il signor Thomas. Andiamo a cercare il signor Thomas, se non vuole che ci cerca lui. Magari. Ma che va detto oggi a proposito? Che è successo? Ma niente, solito sì. Anche come l'altra volta, ci abbiamo fatto due chiacchiere. Lei, insomma, ha chiesto... Ti ricordi quando mi ha chiesto della mia storia? Ha chiesto questa cosa anche a lei, niente, si è parlato un po' così, solito. Diciamo che è stato molto gentile. Sì, ma lo è in realtà. Ti dirò, io la prima volta che mi ha rapito, che mi ha fatto l'incisione sulla schiena e tutto il resto, non me l'aspettavo nemmeno io, ma... Boh. Eppure io è la prima volta che lo incontro, eppure non è successo nulla, ma è molto loquace, basta che lo sai trattare bene, lui ti tratta come... Sì, lo sto imparando, infatti. Sì. Non ho fatto troppe domande, non ho fatto allusioni a cose che potrebbe dargli fastidio. Concisa e determinata sto. Non me l'aspettavo che trovavo il signor Thomas davanti. Ma sì, ci ha aspettato. Quella era la seconda volta che ci aspettava fuori dall'ospedale. Cioè, pensavo che fosse un vampiro comune. Cioè, invece è proprio il signor Thomas, colui che ha scritto il libro. Che figo. Madonna, ma veramente. E che buono. Possiamo andare? Madonna, quegli occhi rossi. È la prima cosa che ho notato quando l'ho visto la prima volta. Quegli occhi rossi mi ispiravano tanta di quella pazzia dentro di me. Mamma mia. Madonna, cioè. E non hai visto il figlio?
Il figlio ha gli occhi. Vero che lei ancora non ha visto il figlio. Non hai visto il figlio. Il figlio ha le ali da pipistrello, è tutto peloso, ha gli occhi completamente gialli, tutti luminosi. Ma era nero questa volta il figlio o sbaglio? Era nero, 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 mm-hmm. nero. L'ultima volta che l'ho visto io era sul rosaceo, in realtà. Era, cioè aveva un manto nero, gli occhi giallissimi. Quindi evolvono, raga, man mano che crescono. Probabilmente. Sì, molto probabile. Ma non l'hai visto Lilith il figlio? Assurdo. Io mi sono messa davanti a lui e lo guardavo. Cioè, magari forse ci provo col figlio. Ma c'ha sto manto nero, le ali da pipistrello. Mamma mia. Dici che, ma dici che si offende se ci provo col figlio? È una creatura vera e propria, però non ha le sembianze umane. È stigazzi. Non è... Però era molto figo, devo ammettere che era parecchio figo. Aveva gli occhi giallissimi, fluorescenti. Cioè, erano proprio due fari. Mamma, che figo. Ma speriamo di rincontrarlo. Magari speriamo che lo conosco stasera. È molto bello. Quindi, vogliamo fare? Andiamo in città. Andiamo. Vai, io ti seguo. Parliamo così ci sentiamo. Sì. Oh cazzo. Ayumi. Ayumi, guarda dietro. No? Guarda dietro. Ciao. Ciao. Ciao, come stai? Una volta per far così con un mio amico ci siamo ammazzati a vicenda sulle moto. Io vorrei passare, io vorrei camminare accanto a voi se quella smette di dare calci. Vi giuro, non ci ho sbatta di andare a far roba io, raga. Facciamo un giretto così a muzzo. Sì, sì. Ciao. Ciao, Beck. Ciao, ciao, come stai? Sembra una rana. Con un ranocchio. Guarda che carina. Ma quella c'è dietro? Sì. Sì. Perché c'era uno Z sull'autobus? Boh, ogni tanto ci stanno. C'era uno Z sull'autobus. Io strozzo! Qua pare che stai attirando a scurreggia. Sì. Guarda le mie famose... Ma che cazzo? No, volevo tirare il calcio allo Z. Ma Lilith perché ma? Si sta teletrasportando verso dietro? Non... Ma che cazzo? Aspettate un attimo. Madonna, posto? Ma ti vediamo teletrasportarti? Perché mio fratello sta scaricando roba. Niente. Arrivo. Sabbe. Ah, ok. Mettiamola qua. Ok, penso di aver risolto. Vamonos. Vai. No, niente. No, niente, devo tornare indietro. In che senso? Ah, I'm safe, dobbiamo andare? Andiamo, dai. Perché? No, devo completamente chiudere gli occhi. Andiamo safe. Madre di Dio. No, voi andate, tranquillo. No, ti accompagniamo. Ma che mi accompagno? Sai che me la cavo. No,
fanno, però. Niente, puttana. Dobbiamo cadere. Puttana. Ah, finite che mi danneggiate la moto mia. Oddio. No, mi è rimasto, Ma che Ma c'è rimasta a terra? Ma ci sei rimasta? No, non ci so. E mo non ne abbiamo medikit appresso, cazzo. No, io sì. Ah, bella. Che culo. Sì, sì, io sì. Però me devi coprire. Vai, me vai. Devi coprire. Te sta a coprire. Vieni, puttanona. Vedi che servono sempre. Mi sento male, ma... com'è possibile, cazzo? Ma dove arrivano Z... Tutto. Sì, sì, dobbiamo andare. Bello che se... se toccano lei è finita. Sì, infatti, andiamo noi. Vieni. No, vai, vai, vai tu, Lilith. Vai, Lilith. Vai, che vai. Se caschi sei morta. Andiamo. Mi sento un... Però ho smesso di fare il colpo magico là. O sbaglio? Aspetta un attimo, arrivo. Padre! Sappare! Guarda, sembra una rana! Sì. Mi sento male! Guarda come sgambetta! Che simpatica! Ma come cazzo fai a farlo? Tieni premuto il muscoletto X e poi fai click sinistro-destro. Ah, sinistro-destro, così. Che cazzo avevo sta roba? Tento. Vai, aspetta. Aspetta, mi sto cagando sotto. Oddio. Madò. Ti ho fatto cagare tutto davvero, eh? Due. Mi sto cagando sburra. Ah! Ma... la cagastura! Guarda quel! Che cazzo stai salutando, sto cazzo? No, ma io... Oh, oh. Sto dito te lo metto su. Per il... Mamma mia, mamma mia, dopo, dopo. Ah, 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 ah. Guarda come muove il culo. È stranissima. È mega strana, cazzo. Proprio strana. Un po' come me. Questa sta manda a fanculo. Sì, sì. Puttana. Rosa, te mi hai chiamato. Che mi hai chiamato? c'è Vincent. Facciamoci fare i cosi. I cosi, i robi. Vincent, mi vieni a fare un paio di ferri al volo? Aspetta, vieni qua, così ti parla pure. Ciao, baby. Ciao, Yumi, come stai? Tutto a posto, tu? Bene, bene. Ciao, Vincent. Tutto nella norma. Sì. Ciao, Vincent.
Oh, Vincent! Chi cazzo l'aveva riconosciuto, porca troia, come stai? Ma non ti sento! Per via del casco. Appunto. Ti sei fatta mora? Ma dove cazzo la piate sta tintura? Vediamo, questo ma in è realtà... olio motore. Ah, paziente, un odore. A proposito, tu ci sei? No, vai di uno. Sincero. In che senso no? Cioè, ci sei ma non ci sei? Ci sei ma ci faccio, com'è quella cosa? No, ma no, no, in quel senso, dico, ci sei? Questa sera? No, raga, no. No, sta a dire no. No, non, per me è un po' troppo presto. Infatti questo volevo dire a Gigi, mostrate pure quel qua, cioè figuratevi, non ho... Ma che vuol dire? In che senso presto? Secondo me è presto. Secondo me bisogna organizzarsi meglio, con più risorse, con più armi, con più... Abbiamo fatto perché le armi le stiamo a fare apposta, vieni qua, va. Lo so, raga, ma non è cosa, secondo me. Abbiamo lavorato 6 ore. È troppo rischioso. Sì, ma abbiamo le armi, vedi. Aspetti, passo Rob. Che devi fare? Gli OS Val. Ok. Tu sembri uno di quei soldati... Madò, che voglia di scopà. E fuori di questo si parlava. Di scopà? No, di uccelli, di scope, ma di... Ma vabbè, se fanno treni. Di prese, spine. Ah, pigliate poco curva. Ok, sono giusti per fare tre Seval. Ok. Fa morire, cade come una pera. No, il terzo non lo fa. Può essere che ti manca lo spazio. Probabile. Vediamo, aspettiamo. Sì. Pezzi di metallo, sì. Prossimi metalli troppi. Gusto. No, aspetta, quelli 4 20 ne servono. Arrivo subito. Ne tengo 35, ma qua. Mm-hmm. Allora sì, sono troppi. Inizia a prendere uno. No, allora la plastica ci manca, sti cazzi. Abbiamo fatto i conti male. Vediamo. Hai plastica, te? Fammi vedere, fammi finire l'altro. Mm-hmm. Tieni il tuo intanto, Lilith. Ah, plastica, sì, mi hai dato... Le caricatori come facciamo? Dobbiamo... Li devi comprare, se no andiamo in miniera tra un po'. Mi hai dato anziché 20 di plastica, mi hai dato 35 di metallo. Mi sono sbagliato i conti, sì. Aspetta. Aspettiamo, vedete se ce l'ho. No, ne ho 3. Quanta ne manca? A 25? 12. Arra puttana. Vabbè, niente, il prossimo faccio domani. Facciamo, una 25, cosa, sì. Facciamo una cosa, Gege. Giretto di plastica? No, facciamo una cosa. Di materiale, hai le pillole? Quelle di là? Calma, dici? Ne ho solo 3. Anche te. No, perché se vuoi io domani mi organizzo e faccio un avanti e indietro tipo 3-4 volte. Ah, posso fare pure io, non è un problema. Ma per la plastica non come insieme? No, per minerali. Servono anche i minerali. Aspetta, via dei sidri però. Tanto comunque devo andare a fare la plastica. Vabbè, a chi manca? Manca Vincent. A Calibano. A Calibano. E a mio fratello, 4 fucili mancano. 4. Uno l'ho già. E 3 li possiamo fare. Aspetta, allora, quelli che... Ah no, i pezzi di metallo, ma le barre di metallo mancano pure. Ok, quelle che hanno siamo io, tu, Yumi e basta. Quelli che? Quelli che hanno il Val. Quelli che abbiamo il Val al momento siamo noi 3, sì. Okay. E c'è il quarto pronto, qua che non so a chi dare. E il quinto in fase di preparazione, manca solo la plastica. Vabbè, dalla Vincent, dalla Vincent e poi gli altri 2 si consegnano. Sì. Ma mantieni uno, che pure domani mattina me lo devo fare. Anzi, non lo puoi. Dopo sblocco il 30, posso assicurare che esce qualche altra cosa. Io in effetti. A sto punto aspettiamo, dai, sti cazzi, uno è pronto, vediamo che esce fuori. Capì, che a 25 non è uscito niente. Se esce qualcosa a 30 allora di schizioso. Ascolta a me, fai una cosa. Sull'applicativo? Fai un annuncio. Ovvero? Dai data e ora. Ah, ok. E devi dire pure la cosa, chi è presente al 100%, perché chi non è presente... Lo facciamo dopo, dai. Fai tu intanto, scusa. Non riesci? Io.
No, mi deve da. Mi deve da. E ce l'ha già il. Ce l'ha? Vittoria sì. Vabbè, allora lo faccio. E niente, chi non si dà da fa, si toglie dal cazzo immediatamente. Mario, io ve l'ho detto, sinceramente per me non è cosa. Cioè, se mi serve una mano, mo c'ho con le armi, con un po' di materiale, sta roba qua, quello riesco sì, a fare. Sì, ma manco possiamo aspettare tutti sti giorni, cioè. No, ma appunto, questo dico io. Cioè, se vuoi una cosa che potete fare in questi giorni, va bene. Io non ci sto. A parte io non per sono me, con la testa, io per me lo possiamo miei. Fare pure domani. Lo so, ma per me non è cosa. Vabbè, ma ci sta, vai tranquillo. Cioè, nessuno ti obbliga, chill. Cioè, ve l'ho detto, mi serve una mano in qualcosa, va bene. Ma ora come ora... Perché non te la senti di spostarti di fase, ho capito, no, è chiaro. No, spostarmi, proprio anche in generale, cioè affrontare una cosa del genere, cioè, sì, proprio, sì. Psicologicamente è una cosa che non posso accollarmi. È come la stessa cosa mia, nostra, in generale, con fattore prigione, non ce la possiamo accollare più psicologicamente, cioè. Lo so. Sì, più o meno, diciamo che è simile, ma diciamo così. Mo in questo momento proprio storico non devo ma vai tranquillo, ripeto, vai tranquillo, cioè. Poi per il resto io, cioè, anzi Io vado a cucinare un attimino, raga, arrivo al volo. Vai, vado. Io mi chiamo, dove sei te? Arrivo, raga. Ah, ok. Minchia, ma è bello in culo però. No, questo è proprio bello, sì. Minchia, arrivi stealth. Ma non è silenziato comunque? No, è silenziato. No. Quello che c'è nella punta è un silenziatore. Un sì, ma si sente comunque... capito, è soppressa, non è silenziato. Sì, è soppressatore e un silenziatore, però è tattico. No, fidati, il rumore lo fa. Ne va pure tanto. Vabbè, sti cazzi, comunque pure. Comunque bello, sti cazzi, sì. C'è poco da fa. Ma no, il fucilozzo. Io gli voglio dare un nome. Dolly. Dolly, dai, bruttissimo. Dolly. Ma Dolly, perché non ti piace Dolly? Dolores sarebbe. No, Dolly, proprio Dolly. E Dolly non è di nome di Dolores. No, Dolly è bambola. Dolly è bambola, ah ok, vabbè. Sì. Amo? Wait. Ti presento Dolly. Solo questo ti potevo fare, perché non c'ho base. No, ma che hai mai fatto il caricatore? Vabbè, spara. Spara, vai, vieni. Spara, Lu, spara. Merda, ho aperto... Spara, bello bello. Vabbè. Dai, raga, niente. Porca puttana. Scabinca. 11 più 25? Andiamo 36. Andiamo a provare. Più 25? Io non ho il caricatore. Oddio, difficoltà. 25 più 25 50 più 11 colpi. 61 sì. Vabbè, io ho solo 30 colpi. Io pure, raga, non li sputtaniamo, che ci servono poi allora domani. Conserva. Va bene, allora, quindi caricatore per Mitra, fammi vedere. È costoso.
costoso costoso. Oh, no, no, io l'ho fatto uno, 4 barre e 4 la polvere da sparo è il problema. Si fa, Ah, la polvere da sparo solo è il problema. Praticamente. 30. Io ne ho 115 pezzi. No. Insomma. 15 polvere da sparo e 4 barre di ferro per caricatore mitra, Ma manca pure il ferro. Ne abbiamo solo 7. Ne ho appena rubati a uno. Ma in che senso? 10. E fagli un paio di caricatori. Toh, ti do 7 barre di ferro. Ti do pure la polvere da sparo, sì, che ho io, aspetta. No, aspetta, tu sei arrivato a 35. No, ancora no. Allora tieni, falli tu. E vai, passa. Che erano mitra, beh? Sì, per mitra, aspetta. San nitro non ne avete, beh? Che c'è un po' di zolfo, magari ne riusciamo a fare pure un po'. San nitro ne ho 4. Mi sa non basta. Ok. Vabbè, aggiungi a quello che c'hai, quelli servono 5. Non ne ho. Non ne ho proprio. Tieni. Oh, fammi fare sti caricatori. Vabbè, se ne avanza uno in più, magari lo conservo, così mi ricordo che cosa ci va per il coso. Magari mi do da fare, faccio un bel po' di caricatori. 4 ne sono usciti. Buono. Dai, ragazzi, sto qua fuori. Se qualcosa, sto qua, Vabbè. A sto punto uno lo mettiamo in quell'altra arma, che così la diamo già carica. Una testa ce la teniamo noi di riserva. Che dite? Sì. Lo sai perché? Perché io di solito dimentico. Quindi se ne metto uno accanto all'arma, io dico ok, il caricatore per me. E quindi mi faccio un piccolo obiettivo. Vabbè, allora facciamo una cosa. Domani faccio caricatori per tutti. Faccio ferro. A sto punto sì, vado pure io in miniera stanotte. Quanto polvere da sparo è rimasto? Mo te lo dico, aspetta. Quella è rimasta in casa. Sono 52, sì, tieni. È il caso, passamela, che io domani faccio ferro, faccio anche polvere da sparo e metto a fare caricatori per intanto tutti. Intanto tieni qua. Quanto ne faccio a testa? Di caricatori? Due, almeno due a testa. Una cinchina a testa secondo me ci vogliono, raga, per liberare la zona. Ciuccia sto fucile, Sì, per quello dico. Quindi, vabbè, 5 a testa. Usiamo la pistola e poi se si mette male. Dobbiamo smitragliare quelli veloci. Se ci arrivano addosso è la fine. Io posso usare la sparachiodi per quelli lenti. Ma è quello il problema, quelli lenti non ci stanno proprio. Ci stanno pure così che strisciano, che sono stranissimi e credo siano potentissimi. Vabbè, vediamo domani. Passare un caricatore di quegli Ayumi? Che mi sono sbagliato, l'ho dato a te. Aspetta, ti do pure la barra di ferro che è rimasta e l'altra polvere. Niente, raga. Okay. Che è successo? Ok, è passato tutto. Sì. Perfetto. Bello. Ok, grazie, cucciò. A sto punto domani questa gliela diamo a K, visto che è già qua. A chi? Il mitra. Ma che è l'MP? No, il coso. Il bug che ho fatto prima. Tu ce l'hai? Sì, ce l'ho io. Vincent ce l'ha? No, ha detto che non lo vuole. Raga, vi serve una bottiglietta vuota? C'è una bottiglietta vuota. No, tienila. Tanto a me non mi serve. Sì, vabbè, daglielo. Taglielo e di che ci vanno i caricatori per me. Sì, domani, domani ci penso io per i caricatori solo, capito? E vediamo, mo stanotte mi metto a fare pure io qualcosina in miniera, casomai non è un problema. Faccio pure l'altra plastica che serve per fare il resto. C'ho almeno tutte le armi pronte, almeno, capito? Minchia, ho tipo 400. Oh, in una giornata comunque 8 fucili direi che... Ho 400 barre di rame. Servisse a qualcosa. Toh, il portaria tu va, che fate pace a me. Ma che cazzo, non lo dire nemmeno per scherzo, perché prima mi deve chiedere scusa in ginocchio. E portali e fidati. Mi deve leccare il suolo della scarpa. Non c'è spazio perché, però. Perché, lo so. Lo sto facendo di proposito. Bastarda. Purtroppo questa, io così la penso. Ma chi ti rispetta il capo, essendo vice, la prendi nel culo ora. Vabbè, è giusto, è giusto.
deve stare al suo posto, per come io sto al mio posto lui deve stare anche al suo posto, deve avere un comportamento adeguato, no se le va dal cazzo. Mi dispiace che tuo fratello... Oh, K, ma dove stai? Manco risponde. Boh, in città penso, non lo so. Non è nemmeno in radio. Ma come? Ma come in città? Non lo so, prima ho visto passare un furgone quando stavamo io e Lilith sull'autostrada. K? Vieni qua un attimino. No, non ci sono. No, se non no, ti devo dare una roba, vieni qua. Centro, ma non... No, non la voglio. Che vuol dire non la vuoi? Non la voglio. Ormai perché? Ho due uomini o loro. No, frate, non mi metto davanti alle scelte perché io lo sai come sono fatto. Vabbè. Io... Oh? Mi stai chiamando? Che è successo? Omeo loro, ciao. Omeo loro? Mm-hmm. Io non c'è corro dietro alle persone. Non ho corso dietro a mia moglie. Ti offendi se ti dico una cosa? Vai, vai. Toglitelo davanti al cazzo. Ma sti cazzi. Se veramente dice di essere tuo fratello. Se veramente dice di essere tuo fratello. Ti vorrebbe bene. E ti aiuterebbe in qualsiasi cosa, no? No, ma infatti, boh, basta, fine. Ripeto, raga, non c'ho più lo sbatta. Se si rendono conto che la situazione è questa, boom, ciao. Ciao. Si sente dalla cucina. Ups. Comunque, che t'ha detto, non lo voglio. Ma... Omeo loro. No, cioè. Omeo loro, ma... ha detto. L'ha messo tipo con le spalle. Ma tutto a posto. E io gliel'ho detto, da sera svegliata, voi non mi date ragione. Vabbè, raga, ma comunque stanno tutti fuori di no, testa. No, ma basta, raga. Basta. Ma chi io... non sta a pregare le persone? No, ma per... Yumi, la cosa... No, no, ma io non ho pregato mia moglie, figurati... Gente... Appunto, cioè... ma la gente vuole, ma non vuole essere comandata, non vuole avere nessuno che gli dice cosa fa, non... Boh, allora... Ma basta, io raga. Io ve lo dico, io problemi non me ne creo. Se siete ma stessero voi. Da soli, cioè... Stessero... Ma infatti, è il mio concetto, cioè... lo stesso che è stato oggi con Santiago, raga. Ci troviamo bene, noi tre, continuiamo noi tre, sti cazzi, fine. Ma raga... A me fin quando potevate non... mettere addetto alle pulizie delle scarpe, non me ne frega. A me fin quando una persona rispetta la gerarchia. No, ma è il fatto di, raga, ci abbiamo rispetto noi tre a vicenda, boh. Quello cioè, conto, fine. Ah, ci divertiamo noi tre, boh. Ma l'altro fine. Vincent, cioè, non entra in radio, non boh. Quindi raga. Vabbè, quindi le armi le abbiamo, vabbè, ma... Quindi niente, l'arma per Calibano c'è, dobbiamo farne una per Frank. È una per sua moglie, se c'è. Sveglio Calibano che non si fida di nessuno. Perché Calibano che... ve l'ho detto, raga, è... No, Calibano è tanta è... roba. È tanta roba quel ragazzo, ma fidatevi. Per esempio, dov'è? Cioè, non è fuori là. In radio, non è... Insieme a K. Ah, e allora gli starà di la roba, sicuramente. Sì, sicuro. Vabbè, raga, piano rimane quello, nel senso. Ti giuro... Di più è lui che fa la figura di merda, che veramente, se fosse veramente un fratello come lui dice, esatto, ti direbbe fratello. Ma raga, ripeto, non ho corso dietro a mia moglie, non corro dietro a nessuno in generale, fine. Non c'è proprio, non transigo su sta roba, io sti cazzi. È giusto, è scherzo. Pitti rosso. Ora, insieme siamo pericolosi. Era Pitti rosso perché me lo ricordo. Come Pitti rosso? Vabbè, mi vado a allenare un po' che mi sta a girare cazzo. Sto a bestemmia oggi che manco li cani, mamma mia. Mamma fuori, mia. Veramente, cioè sta proprio fuori. Non c'ho proprio parole più, guarda. Sto male. E niente, abbiamo fatto talmente tanti AK che ci possiamo andare a cacciare adesso, via. Sì, praticamente sono nostri. Io ve lo dico, stanno a vita scherza, Vincent, cosa? Vabbè, quindi, ma facile. Sti cazzi. Cioè, insomma, meno male che sono vicini. Sì. Sì, infatti un bel problema. Ma li ha scelti lui, non li ho scelti io. Oh, uno su... Perché... su tre. No, ma io, guarda, io non sto dicendo più nulla perché adesso GG si sta rendendo conto della pazzità delle persone, quindi mi basta questo. Per questo non ma ripeto, raga, io non corro dietro a nessuno. Punto, fine. Vabbè, io mi posso rincorrere.
Sì. Sì, vabbè. Tu sì, amore. Ok. Dietro a te c'ho corso, per esempio. Dietro a te ci abbiamo corso, ci corremo. Posso comportare da cagnolina e mangiare le persone? Madonna! Mamma mia! Ma fa così! Apposta. Ok, che potrebbe succedere il desiderio di JJ? Ovvero? Il trisom. Ehi, andiamo. Sono pronto io. Sono pronta io, bello mio. Ma lui non sente freddo, a petto nudo? No, mi sto allenando. E c'ho il sangue che mi sta bollito dalla rabbia, quindi insomma. Tanto freddo non ne ho. E tanto qua è sempre freddo. Vabbè, facciamo una cosa, domani, come ti ho detto io, domani mi dedico a questo mio caricatore. Iniziamo anche a cambiare. Iniziamo anche a cambiare radio. Sì, sono basta. Ragazzi, ma che cos'è lo spaghetto? Dobbiamo fare una cosa, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. E chi ci sta deve capire la gerarchia. Sì, se no non si va più avanti. No, basta, raga. Io ci sto. Basta, raga, basta. Ascolta meglio. Ci sto, però dobbiamo cambiare radio. Sì, dobbiamo cambiare. Sì, radio ormai è bruciata, raga. Sì. Oggi Santiago ogni 3x2 ci sei, ma vedi non sì, ti rispondono, ma state zitto, no? Dobbiamo cambiare radio, dobbiamo trovarne una soltanto per noi. Sì. In caso scrivetela sull'applicativo. Scrivetela sull'applicativo e aspetta, però non scriverla subito. No, poi ci pensiamo un attimino, raga. Vediamo pure se effettivamente quell'altro che vuole fare, che lo conosco, e poi si fa. Ma che è Caliban? No, K. Ma sono sicuro, raga, non... Basta. Basta, no, basta. Ma non mi sembra... Non vuole essere domandato. Ma già si vedeva, già si vedeva dalla prima volta, dai. Sì, non è uno che non gli è piaciuto comandato. Dai, una persona sveglia, fidati, se ne rende conto subito. Quindi lascia per... Io mi vado a fare la doccia, voi guardate. C'è due vice che stanno per cazzi suoi, ma come si fare? Io mi sto andando a fare la doccia, voi guardate. Amore, già ti ho visto. Oh, aspetta che finisco l'allenamento e vengo io. E niente. Vieni con me, fatti la doccia con me. Arrivo, aspetta. Vieni. Guarda come corre. Questo di cazzo, mamma mia, t'ammazzo. A me, ma che vuoi? Vieni a farla pure tu con noi. No. Oh, ma svegliati. Ma svegliati con $1 milione. Magari. Che cazzo ci faccio? Il fuoco. Il falò. Aspetta che sto correndo pure io. No, aspettami, no. Che puzza di merda. Oh, mi sono appena lavato, come che puzza di merda. Hai cagato? No, ho tirato una scurreggina, vabbè, ma... Minchia, dai. Andate. No, pure tu devi venire. Andiamo, dai. E vieni pure tu. Io già l'ho fatto. Sei obbligata, adesso hai un vincolo di doccia. Sì. Aspetta, mi devo togliere un bordello di cose. Alve. Sabba, guarda, non c'ho le caviglie, mi sento male. No, poi quando togli i pantaloni di... meno male. Ah, comunque, non per cosa. Vabbè, ma faccio pure io per davvero, va. No, raga, ma l'unica che non c'è i tatuaggi sono io. Cioè. Vattene a fa. Dove? I bottoni. O di porto. Servono i bottoni ed è sopra. Allora niente, raga. Ti faccio famo, ce li ho, uno dei passi. Bottoni a tatuaggio. Sì, non costa un cazzo. Ah, ok. Allora mo vado. Salve, cara. Posso succhiarle il sangue? Posso succhiarle una tetta? Minchia, faccia tu. Ma abuse che mi scriveva, ti posso succhiare le tette, mi sento male. Il capezzo. Sì. Non posso sopportare una cosa del genere. È tosta, capisci? Per me. No, ma è così, cioè non me la sento, capisci? Non è cosa, mo. Cioè,
No. Più là forse sì, non lo so. Però capito così su due piedi, no. Capito. E quindi stavo dicendo comunque, ci sono le BF. Ma non so quando. Non lo so, però so che ci stanno. Ho saputo che ci stanno. Li stavo a sentire ma... ma ascolta un attimo, mo ci stavo a pensare io. Posso pure Vincent sta sì, sì. Io non lo posso sopportare psicologicamente per sì, me. Sì, l'ho visto. Cioè, l'ho sentito. Ma siamo rimasti pure senza meccanico, ma che ci penso se sei a capo? Sti cazzi. Tanto le moto ce le abbiamo. In effetti. Le moto ce le abbiamo, le armi ce le abbiamo, ci abbiamo tutto. Mm-mm. Spero che abbia un meccanico, ci vorrebbe. Meccanica armaiolo sono le basi proprio per una comunità. Ma tanto devono ancora. Ci sta... Che poi manca il dottore, sti cazzi. Ci armiamo di medikit no, da c'è go-go. C'è la moglie di Drake. C'è la moglie di Drake. Oh, e ma è dottoressa lei. Ma compagni. Sì, andiamo. Ce li hai le cose là, se no te li do io. Aspetta, di pigno. Ne serve uno. Sono quasi 30. Vai, vai, ce li ho. Ce li ho. A posto. 4. Dove sta? Ah, qua. Aspetta che ti passi il bottone. Grazie cucciolo, oddio. Sistema di tatuaggi per esempio è fatto bene. Sì. Sonno. Ma Lilith? Lo sa pure lei? Sotto. A sto punto niente, va bene che io imparo a fare l'armaiolo e Lilith il meccanico. Ma ci stanno i custom? In che senso? Che funzionano? No. Aspetta, intendi i veicoli custom? No, i tatuaggi. Tipo, ah, ok. Dovrebbero, in realtà. Però costano 200 bottoni, tipo. Ah, ok. Sono quelli che sono proprio da non mettere, diciamo, ecco. Sono particolari e... Insomma, hai capito? Sì. Devo fare un riposino al volo perché ho il problemino quello che sto rallentatissimo. Arrivo al volo. Vai. Get the same shit for 10 bodies you get for one cause. I live life in the fast.
Minchia, ci sono. È lo stesso rallentato, ma che cazzo? Strano. Se ne hai fatto uno di quelli che non potevi farlo, sai? Vabbè, sti cazzi. No, no. In realtà no. No, vabbè, ti sei messo la picca sulla panna. Vabbè, GG. Manco a farlo apposta, io c'avevo una cosa con i mazzi di carte, tipo, lasciamo perdere, va. Poi te lo spiego della... Porca trovi. Fatti, aspetta. Fattore gioco d'azzardo, io ci ho fatto un sacco di tatuaggi sopra. No, io sto a fare quelli giapponesi, la maggior parte. No, io ho fatto tutta roba punky, gangsta e gioco d'azzardo in generale. Scusa, con i bottoni che restano prendiamo i caricatori a sto punto, no? Non so, non ho visto quanti bottoni mi hai dato. Boh, 300 qualcosa erano, mi sa. Insomma. Tanto non mi servono un cazzo, ma... Intanto che tu fai io rollo, va? Vai, vai. Oh, mamma mia, comunque oggi ti giuro mi sta a girare il cazzo in una maniera proprio atroce. Mamma mia, assurdo, ti giuro, assurdo. Ma è da oggi pomeriggio che è partita male, ripeto. Io sono arrivato qua la sera che ero già agitato dal pomeriggio, porca puttana. Allora, ah sì, per cazzo. Posto, ho fatto tutti i tatuaggi giapponesi.
in my eyes. Cause all I want is cash and things. A 5-0-0 bands wanting flashy rags. Bitches pursue me like a dream. Been known to disappear before your eyes like a dope beam. It seems my main thing was to be major paid. The game sharper than the motherfucking razor blade. Save money, bring bitches, bitches bring lies. One nigga's getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and 15. They might hold me for a second, but the drunk won't get me. We got four niggas and low riders and ski masks screaming thug life. Every time they pass, all eyes on me. The feds is watching, niggas plotting to get me. Will I survive, will I die? Come on, let's picture the possibility, giving me charges. Lawyers making a grip, I told the judge I was raised from. And that's why I blaze shit, was hyper as a kid. Cold as a teenager, on my mobile calling big shots. On the scene, major, packing hundreds in my drawers. Fuck the law, bitches, I fuck with a passion. I'm living rough and raw, catching cases at a fast rate. Balling in the fast lane, hustle till the morning. Never stop until the cash came. Live my life as a thug, nigga, until the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting hot. These niggas got me tossing shit. I put the top down, now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. Up in the bins, burning rubber. The money is mandatory, the hoes is full of stress. This criminal lifestyle, you crook at the bulletproof vest. Make sure your eyes is on the meal ticket. Get your money, motherfucker, let's get rich and real. We get all eyes on me. Goddamn rap music, I hate that. It's just so violent and it destroys everybody. It makes the kids crazy. The kids kill people. They're cop haters. They're going against society. I don't understand the music. It's too loud. It's too loud. It's too rowdy. It's too violent. Let's ban all rap music. Guarda. Anzi, un cazzo. Vabbè, a vedere ti vedo. Fatto buono tutto giapponese giappofregno insomma a posto due secondi ho quasi finito io no. Check. Ma perché non l'ho sentito io? Perché sto vedendo radio. Stai? Vedendo le radio pulite. Oh. Check, check. Posto. Libero? Sì. Radio? Spero che lo scrivo. A posto. Dove è scritto? Non dovevo. Vabbè. Scendo io. Sì, sì. Ma... L'ho segnato. Non lo vedo. L'ho segnato sul foglietto. Vabbè. 725. Quale? 725. Ok. Check. Ma
ma lei scopa. Ma gli altri? Boh. Cioè Lili più che altro. Sto fuori. Ancora, l'ho già visto. E le cose. Ma come ti permetti a farti un tatuaggio giapponese? Non sei giapponese. Che cazzo te l'ha detto? Maleducato. Scostumato. Ce l'ho pure sono sulle gambe. Basita. Io? 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 Mi piego quando dice io. Io? Io? Cazzo. Che si dice qua, novità? Tutto a posto, bro. Sì. Te, bro. Che mangiate palle me, oggi. Cazzo. Ah, sì. Qualche idea? Nope. Io un'idea ce l'avrei. Check, check, ho bisogno di aiuto. Ecco. Vediamo se qualcuno risponde. Ok, 911. Sì. Te pare. Quando arrivano tutti i cazzi loro. Gli amici che aiutavano non eravamo noi. Manco gestiamo più radio. Nessuno risponde. No, no. Zero, fidati. No. Ma che cazzo. Te lo sto di... Se parlava di collaborazione, cooperazione, bla bla, comunità. Sì, posso pure uscire da strada. Sì, non serve un cazzo. Quanto pare sì. Sei forse l'unico che c'è rimasto, mi sa, lo sai. In prigione. Oh? In quella radio sì. Io mi do. Io mi dai? Do. Già? Sì. A me? Perché? Perché mi aspettano nei sogni. Ma chi? Mi aspettano dei sogni. Ah, ok, vabbè. Sì. Ciao, cuccioli. Cuccioli di fuoco armeno. Babbo, te raggiungo pure io, va. Vabbè. Stasera Bobbo non è cosa per me. No, no, manco per me. Troppo nervoso. Va bene. Notte, notte. Notte, vai. Atan. Mi dai un attimo parcheggio la moto? Vai, Jack. Stavo per sparare Malinit. A 3-4 persone, quindi direi di no. Erano divertenti. Non è vero. Era un topo. Che c'entra? Mi filavo un rattone. Ti era stavo per chiudere nell'armadio, John. È per quello che ho dovuto scrivere per terra col muso. Sono John, siete dei coglioni. Ah, sì, sì. Avevi una voce... Molto carina. Quasi un animale, sì. Squittante. Sì. No, quasi una gallina. Sexy. Sì, sì. Yes. Ma dopo pure io, raga, bella. Notte. O già vuoi fare qualcosa? No. Dove ci dormiamo? Qua?
Sì, ci addormiamo qua. Ma andiamo in cella, sti cazzi.